Benvenuti sulla Gazzetta MMA, canale in italiano che vi aggiorna sugli sport da combattimento. Ragazzi, oggi di che parliamo? Torniamo, dopo un bel po' di tempo, a riparlare dell'irlandese, di Conor McGregor, The Notorious. Che cosa è successo? Sono successe un bel po' di cose. Quindi, per ricapitolare, io direi di partire con il guanto di sfida lanciato dall'irlandese a Kamaru Usman. Sì, ragazzi, avete sentito bene. È proprio successo questo. Conor McGregor, infatti, sembrerebbe, a quanto pare, intenzionato a salire nei welter. Ha infatti detto che praticamente vuole ritornare col botto e vuole ritornare con una title shot. E perché no una title shot contro il campione dei welter, Kamaru Usman. Adesso, ragazzi, se andiamo a analizzare queste parole, che più che parole sono state un tweet rilasciato dall'account di The Notorious, è un discorso che sembra molto complicato. Perché sembra molto complicato? Prima di tutto, Conor McGregor aveva già provato a sfidare un atleta dei welter, ovvero aveva provato a sfidare Jorge Masvidal, perché Masvidal è ovviamente detentore della cintura dei BMF e quindi un incontro tra i due sembrava un'opzione realizzabile. Il problema è che Dana White si è messo nel mezzo e ha detto che non voleva lasciar combattere Conor McGregor nei welter in quanto era fisicamente troppo piccolo rispetto al suo avversario. Quindi praticamente, dato questo veto posto dal capoccia di UFC Dana White, l'incontro non è mai stato realizzato. Ma prima di continuare, ragazzi, voglio ricordarvi che solo la metà delle persone che guardano i miei video sono iscritti al canale. E quindi mi riferisco a voi, ragazzi, voi che non siete iscritti e state guardando i miei video. Iscrivetevi, porto tutti i giorni contenuti nuovi e informazioni molto interessanti che riguardano il mondo delle MMA e della UFC in particolare, e sto cercando di creare una community il più aperta possibile per cercare di dar voce a voi che seguite i miei video, che siete iscritti al canale, per cercare di ampliare il dibattito e crescere il più possibile. Ragazzi, questo sport ha bisogno di crescere, soprattutto in Italia, soprattutto su YouTube Italia. Però era uno di quegli incontri che sulla carta ci stavano tutta la vita, perché immaginatevi, un Conor McGregor contro Masvidal sarebbe stato un incontro epico, soprattutto perché comunque sia in palio c'era una cintura, la cintura dei BMF, che, ragazzi, è comunque una cintura, quindi ha la sua valenza, ha il suo peso. Detto questo, dato che Dana White non era incline a un possibile incontro con Masvidal, non vedo perché debba essere incline a un possibile incontro con Usman. Un Usman, ragazzi, che dal canto suo, secondo me, vede di buon occhio una situazione del genere. Perché adesso il prossimo in riga, il prossimo in linea è Colby Covington, ma una volta che riesce a battere lo statunitense, le porte per una possibile money fight con l'irlandese potrebbero anche aprirsi dal punto di vista dell'atleta africano. Anche perché il suo agente Ali Abdelaziz incomincia in maniera insistente a spingere sul pedale del paper fight, del fight che portano soldi, del money fight. Infatti ha già, come dire, gettato l'amo per far capire che questo è il momento per Kamaru Usman di incominciare a rimpilzarsi le tasche, incominciare davvero a fare cassa. Ora che è nel picco della sua carriera, ora che è al massimo della sua forma, è adesso che deve spingere sul pedale dei soldi. Quindi sicuramente Kamaru Usman la vede come una possibilità, soprattutto se riuscirà, e io credo che riuscirà, a sconfiggere il suo acerrimo nemico Colby. Ali Abdelaziz, dal canto suo, non vede l'ora, perché lui comunque sia cerca sempre di spingere per incontri che possano portare tanti soldi nelle sue e nelle tasche degli atleti che segue. E in più c'è comunque una voce importante in quello che è il panorama delle MMA e della UFC in generale, che è la voce di DC Cormier. Che cosa ha detto l'ex double champ?
DC Cormier questa settimana ha rilasciato un'intervista estremamente interessante. Nello specifico ha detto perché Kamaru Usman dovrebbe rifiutare un incontro con Conor McGregor. Cioè, non sta né in cielo né in terra che l'atleta africano rifiuti una possibile money fight con The Notorious McGregor, perché lui deve vincere, e l'ha detto anche di sì, contro Colby Covington, confermarsi come campione imbattuto dei welter e poi andare a prendersi i suoi soldi, perché ormai Conor McGregor viene dipinto da tutti praticamente nell'ambiente come uno che, anche se perde, continua a portare pubblico, continua a portare pay per view, continua a portare soldi, ragazzi. E di questi soldi una parte se ne vogliono mettere in tasca anche i vari Kamaru Usman e Ali Abdelaziz. Quindi DC Cormier dice che anche per lui, anche per il suo punto di vista, questa fight, questo matchup ha assolutamente senso a questo punto, in questo momento della carriera di Kamaru Usman. Quindi, ragazzi, sembrerebbe che, lanciato il guanto di sfida da parte di Conor McGregor, l'unico che si possa opporre a una fight di questo tipo sia proprio Dana White. Dana White che, per quanto mi riguarda, ha i suoi buoni motivi per non mettere in piedi uno spettacolo di questo tipo. Perché, ragazzi, Conor McGregor, per carità, porta sempre tanto tanto pubblico e porta sempre tanti tanti soldi intesi come pay per view. Però se continua a perdere, se continua comunque a non essere competitivo, prima o poi smetterà di tirare anche dal punto di vista del pay per view e del merchandising. E quindi questa è un'arma a doppio taglio, perché, ragazzi, in un match tra Kamaru Usman e Conor McGregor, il Conor McGregor di adesso nei welter, cioè, io metto la mano sul fuoco che Usman vince. Ma vince di brutto, perché c'è anche da dire che noi dobbiamo considerare il fatto che Conor McGregor tornerà sull'ottagono dopo un periodo di almeno un anno di stop, almeno nella migliore delle ipotesi un anno. Quindi se era poco competitivo, comunque meno competitivo rispetto ai fasti passati prima dell'infortunio, come potrà esserlo dopo? Punto interrogativo. In più, andando a affrontare un atleta che ha praticamente fatto piazza pulita della sua divisione, ha aperto il culo a chiunque, ragazzi, è una cosa incredibile. E te vai a combattere nella sua tana, nei welter? La vedo dura, la vedo molto dura. Comunque sia, ragazzi, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Vedete un matchup nei welter tra Conor McGregor e Kamaru Usman come un qualcosa di fattibile, oppure sono secondo voi semplicemente voci di corridoio? E inoltre, se questo incontro venisse portato a termine, chi vedete come potenziale vincitore? Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!